Nuovo appuntamento questa sera nella sala del Palazzo Viceconte a Matera, nuovo concerto organizzato dall'Associazione Matè e Solisti Lucani, Ponti Musicali in viaggio tra classicismo e romanticismo. Un'anticipazione di quello che sarà con Marianna Di Ruvo in collegamento con noi. Ben ritrovata Marianna. Ben ritrovati, buongiorno. E allora che cosa ci aspetta stasera? Sì, stasera è un altro appuntamento importante della nostra stagione concertistica 2023. Avremo i Solisti Lucani in quartetto d'archi con un ospite speciale, il primo clarinetto dell'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, Simone Simonelli. Quindi stasera a Palazzo Viceconte alle 20:30 presenteremo questo concerto che è intitolato Ponti musicali tra classicismo e romanticismo, proprio perché saranno eseguiti sia due capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, il primo in quartetto d'archi con Silvia Grasso, Sara Signa ai violini, Anna Maria Lo Signore alla viola e Veronica Fabbri al violoncello. A seguire il quintetto con il clarinetto, e quindi farà l'ingresso in scena il virtuoso clarinettista Simone Simonelli. Per finire facciamo un salto nell'epoca romantica, della musica romantica, con il Concertis di Mendelssohn numero 2 opera 114, in una trascrizione originale a cura di Marco De Murtas per clarinetto, quartetto d'archi e corno di bassetto. E suonare il corno di bassetto sarà proprio Marco De Murtas, che è un musicista sardo. Infatti questi ponti musicali non sono soltanto dal punto di vista del repertorio, ma con questa produzione concertistica abbiamo creato un ponte tra la Basilicata e la Sardegna, tra Matera e Cagliari. Infatti, grazie all'amicizia e alla collaborazione con Marco De Murtas e con un'altra bravissima musicista, Cinzia Casu, abbiamo realizzato una produzione anche nella città di Cagliari, ospiti nell'ambito della rassegna dell'Istituto dei Ciechi della Sardegna. Quindi, pochi giorni fa, i Solisti Lucani sono stati hanno fatto un concerto, hanno fatto proprio la replica di questo concerto che ascolteremo stasera in Sardegna, e questa è stata un'ottima occasione per uscire fuori, per farci conoscere, ma anche per iniziare a creare dei collegamenti anche fuori dalla città. Cresce il successo, il consenso, le opportunità dei Solisti Lucani, partiti davvero dal basso, con grande riservatezza, ma che stanno ospitando in città ospiti di grande rilievo, e poi queste opportunità anche fuori regione. Allora Marianna, complimenti davvero a tutti voi, soprattutto per la tenacia e il talento. Appuntamento a questa sera a Palazzo Viceconte con Ponti musicali tra classicismo e romanticismo, con ospite il primo clarinetto del Teatro La Fenice di Venezia. Grazie davvero Marianna e a stasera.